Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale. Finalmente una nuova reaction, o per meglio dire un nuovo highlights, perché in realtà consiste sempre, come ben sapete ormai, nel commento delle partite della Roma assieme al Roma Crew. Oggi torna il campionato, o meglio, si chiude la 24esima giornata di campionato, perché la Roma stasera gioca contro il Bologna, gara importantissima, bisogna vincere perché l'Inter e il Milan ne stanno scappando, la Lazio invece ha perso, quindi è importantissimo fare 3 punti. Vedremo, voi ovviamente conoscete già il risultato finale, quindi commentate qui sotto con la vostra sulla partita. Nel frattempo noi corriamo, andiamo a Unidea Studio e sempre Forza Roma. Siamo qui a Unidea Studio, io, Riccardo Gasperini, il buon PF, carichi e anche molto concentrati. Io adesso parlo, loro, cioè sembra che io stia parlando con un green screen dietro, perché sono immobili, fermissimi e concentratissimi. Detto questo, partiamo. Non ho riconosciuto sti cazzi, tanto non so neanche di che cosa stai parlando. Lunedì 18 febbraio 2019, bentornati su Roma Crew e benvenuti a Roma Bologna, gara valida per il posticipo della 24esima giornata di Serie A 2018-2019. Gara fondamentale, mi verrebbe da dire, per quanto riguarda la classifica, perché Inter e Milan hanno vinto, la Lazio no, quindi c'è possibilità di allungare sui biancocelesti, di rimanere attaccati alle milanesi, insomma, tanto pepe su questa sfida che peraltro all'andata non andò neanche bene, quindi non bisogna per niente sottovalutarla. Io sono Federico Marconi e vado a presentare il mio parterre di questa sera, PF in regia, buonasera. Buonasera Fede, buonasera a tutti gli amici all'ascolto e come dicevi tu, questa sera 3 punti fondamentali. Riccardo Gasperini, buonasera. E ti ringrazio Fede, buonasera a tutti gli amici da casa e sì, oggi assolutamente fondamentale per rimanere attaccati al treno Champions che a questo punto vede allontanarsi sempre più i nostri tanto odiati cugini, però le milanesi vanno. In questo momento convincono, perciò stiamogli appresso. Ne approfitterei, se ce le abbiamo, caro PF, per andare a leggere le formazioni. Io suppongo che lei ce le ha. Io ce le ho, ma è bello perché in diretta dire se ce le abbiamo fa figo, Ah, fa certo. professionalità. No, solo per dire che effettivamente ce le abbiamo. Sì, per sentirci importanti. Olsen che torna in porta dopo due gare d'assenza per infortunio, due dove gare nelle Mirante quali. non ha fatto Esatto. per niente Infatti non male. era scontato che oggi rientrasse Sì. subito, però così è. Facio e Manolas al centro della difesa con Kolarov e Florenzi sulle corsie esterne, Cristante, Nzonzi e Pellegrini a centrocampo con Daniele che riposa, Dzeko, Zaniolo e Kluivert davanti. Quindi c'è Giustino. Eh sì, c'è Giustino al posto di, non lo dico io, il nome Sciaravi. Ciao, vi piace la formazione di stasera? Ci scrive sempre Graziano. Ci schifo non piace ci questa? fa, diciamola questa cosa, anche perché è una formazione un pochino anche dettata da quelle che sono le assenze, no? E le indisponibilità poi alla fine. Di quelle che sono Gli poi atteggiamenti i giusti, comportamenti. Perché poi. Vabbè, lei adesso sta esagerando, inquadrata la magnifica curva sud. Partiti comunque, l'attesa è finita. Però attenzione al contropiede da parte della Bologna, pericolosamente al limite dell'area cedera, che pensa al sinistro, poi va fino in fondo, vuole calciare e si immola. Costas Manolas, palla in io. calcio Stavo d'angolo. dicendo proprio si immola, penso. Elander, Bologna che ha battuto peraltro 3 calci d'angolo già per il momento contro i Ma nessuno Elander è quello della dove Roma. resterà soltanto uno, Sì, quell'Elander lì, quello che sì, gli sì. taglia la testa, se no non muore. Esatto. Ah, ok. Ho Infatti, iniziato ricordate. la frase con E perché volevo sentirmi un po' basco. Ah, giusto. Grazie. Vabbè, su un tappeto di fragole, tra le altre Che cose. c'entra in moda adesso? Non lo so. Perché è un misto, siccome le fragole ce l'ha sempre Vasco Rossi, no? Sì, Allora, un anche tappeto di vero. fragole è un po' una È citazione della vero. citazione. Sì. Ho fatto un Inception. Bene, allora ti Insomma. dedico il silenzio. Lo sai qual è il problema tuo? È che tu c'hai sta settimana per sentirti importante e vabbè, devi rompere il cazzo. anche me. È così. Quindi, se proprio voglia, devi dire al ragazzo Federico, esatto, cioè, queste cose. Esatto. Io sono contento per il ragazzo Riccardo che fa. Oh, ragazzo. Non è che. Cioè. Intanto, attenzione alla palla interna, Olsen con un Mamma mia, miracolo ragazzi! Clamoroso. Non è Mamma finita, mia, ragazzi! Olsen, che Santander. parata di piedi! Sta a passare sotto le gambe quel pallone. Mamma mia. Prende un colpo da parte di Santone. E dai, Di no. Santone. Santone. Da Santone. Ragazzi, di che stiamo a parlare? Fatemi capire. Anzi, Soriano, poi la palla buona per Poli che cerca il cross, lo trova verso Santander. Olsen, la palla rimane lì. Attenzione alla Bologna con Edera. Olsen. Mamma mia. Ragazzi, ora ci stanno a prendere un pochino in giro loro, Che lo No. faccia con noi, Attenzione al attenzione! Bologna, traversa clamorosa e poi palla sul fondo. E Olsen Che fa di bene che si fatto, eh sì, incazza. però
Palla gol clamorosa per Santander e credo sia anche l'ultima del primo tempo che finisce qui. Ma qui si ritrova Soriano all'interno dell'area con il destro sulla la deviazione di Olsen. La tocca? La deviazione di braccio di Olsen, guarda bene. Non la tocca, non la tocca. Sembrava di sì. Guarda bene. No, sembrava di sì. Voglio rivedere Fabio. Non la tocca mai. No. Traversa piena di Soriano, palla col clamorosa alla fine del primo tempo. E io qui mi sento di dire che il Bologna avrebbe meritato il vantaggio. Perché sì, attenzione. Che finisce qui. Nzonzi stava protestando. Di Bello chiede a Nzonzi di andarsene. Comunque Di Bello veramente c'ha questo atteggiamento di merda, eh. In realtà il Bologna, ripeto, avrebbe meritato anche un gol in questa prima parte di gara. Meglio così. Cioè, ragazzi, in una stagione dove noi stiamo ancora battendo i record dei pali presi nella stagione precedente, sono contento che ogni tanto qualcuno sbatte sul legno contro Sì, sì, per carità. Poi dobbiamo riconoscere che il Bologna ha fatto sicuramente di più. Ma sì, non, certo. non conta chi chiede di più, conta chi la butta dentro. Mi auguro che la Roma faccia un tiro sporco al 90esimo e che segni. L'amore vince chi fugge e pallone chi la butta dentro. Bene, bene, bene. Pesante. E rientriamo con il secondo tempo di Roma-Bologna quando sono le 21:31. E mentre invece è pronto a fare il suo ingresso in campo proprio Sharawi, molto probabilmente al posto di Giustino, credo, insomma, il cambio naturale è quello. Io vorrei Cristante al posto di Cristante, in realtà. Il 4-2-3-1. Quindi doveva giocare, no? Quindi 4-2-3-1 effettivamente. 4-2-3-1. Eh sì. Mentre per quanto riguarda il possesso di palla, c'è scusami perché c'è Kluivert che la mette in mezzo. Palla che resta lì, Florenzi la gira. Ma che cosa fai? Poteva calciare in porta. Eh sì. Poteva calciare in porta da lì. O quantomeno era un passaggio a 5 metri, poteva essere più preciso. Qui l'ha messa proprio tra i due giocatori della Roma, dove c'era solo il difensore del Bologna. Occasione sfumata. Porco il maestro Etonio che arriva e lo salutiamo. Guarda che cosa brutta che fa, raga. Si sovrappone ancora con la roba a sinistra. Palla per il serbo che cerca spazio e deve rientrare, no? Ovviamente per metà a mezzo. Poi il Sharawi di prima, la gira per Dzeko in aria. Ancora il faraone che prova a passare, ragazzi, finisce giù. Ragazzi, rigore. Calcio di rigore ha dato. Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma. Sì, calcio di rigore. All'ottavo minuto del secondo tempo. Mani, che sei buono, no? Rigore pari Roma. Grande scambio, allora, tra Dzeko e Sharawi che la tocca di destro a giro e poi ci fa prendere. Bene, ragazzi. Bello, bello. Si attende a questo punto soltanto il fischio da parte di Marco Di Bello, mentre c'è Kolarov di fronte a Skorupski. Il fischio arriva in questo istante. La rincorsa, il sinistro. Alexander Kolarov, Roma 1, Bologna 0. Daje così. Daje. Bene, 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 bene. Qui lo spiazza totalmente Kolarov, freddissimo. Rigore solare che arriva in un momento di difficoltà anche della Roma, però bene così. Che sono Edera e Soriano, quindi la squadra avversaria fermi a 7.0. Però attenzione a Sansone, conclusione di battuta per arriva Poli al volo col destro e Olsen. Olsen forse palo, palla ancora dentro ma non la schiude, poi destro alto da parte di Soriano, c'è calcio d'angolo, voglio rivedere perché non so se è Olsen o palo. Comunque scusate, migliore in campo Olsen con 7.4. C'è comunque calcio d'angolo per la Roma, dalla bandierina è pronto lui, Alexander Kolarov al 73esimo, arriva il cross, colpo di Esteri Rossi, poi Fazio! Al volo col destro fa 2-0 e allora forse adesso stiamo un po' più tranquilli. Roma 2, Bologna 0. Pure senza barba, attenzione. Detto ciò, attacca ancora il Bologna. Roma, che come ci suggeriscono dai commenti, si è un po' spenta dopo il 2-0. Quindi amministrare non significa questo, significa far possesso palla, farla girare, farli correre a vuoto, cosa che non riusciamo mai a fare. Altra apertura verso Sansone, Santon su di lui, Sansone fino in fondo. Fino in fondo Sansone! Grandissimo gol di Sansone! Grandissimo gol di Sansone! Se vedeva lontano un minimo. Porco due, ragazzi. Certo. Bravi. Che ha fintato il tiro due volte. E poi ha calciato. Ha saltato praticamente tutta la difesa della Roma. E poi con il destro ha fatto secco Olsen, che questa volta non è riuscito a dir di no. Canzone meno di 10 secondi. Vai Edin. Prova a lavorarsi. Bravissimo. È finita bocca, qui. Finisce è qui. Finita qui. Ha fischiato, sì. Ha fischiato. Che ne so. Roma batte Bologna 2-1. Vittoria importantissima per la Roma che si porta a quota 41 punti in classifica. Sempre appiccicata. Ci piace questo termine. Inter e Milan. Quindi siamo lì. Siamo al quinto posto. Siamo sempre all'inseguimento della Champions. Con una vittoria molto sofferta, va detto, perché alla luce di questi 90 minuti
Anzi, come dice il maestro, al netto di questi 90 minuti posso dire che la Roma nel primo tempo ha sofferto eccessivamente. Il Bologna meritava forse il vantaggio, anzi senza forse. Poi nella ripresa abbiamo avuto il merito e anche la fortuna di sbloccarla su rigore. Il raddoppio poi di Fazio, il gol di Sansone bello ma difesa ferma. Un po' di sofferenza nel finale, ma l'abbiamo gestita bene. Per oggi è tutto, Roma che guadagna 3 punti, quindi forza Roma. Non la chiudiamo noi perché la chiudete voi da casa. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao, sempre forza Roma. Ciao belli. Ciao.